Si può realizzare un disegno prendendo ispirazione dall'opera di un altro artista? E nel caso, come fare a non realizzare una copia e non incorrere in problemi di copyright? Ne parliamo in questo video. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Anche quest'anno, a ottobre, ho voluto fare la sfida del Inktober, che significa ink, inchiostro, tober, october, quindi ottobre, ovvero una sfida di 31 giorni inventata da Jake Parker che consiste nel realizzare 31 disegni, uno al giorno, a partire da una parola scelta da lui. La sfida è in giro da anni e sono tantissimi gli artisti che ogni anno scelgono di partecipare. Io ho partecipato già anche l'anno scorso, vi lascio il link qua in alto a destra del video che ho fatto l'anno scorso sul processo creativo, ma quest'anno ho voluto farvi vedere i miei disegni dell'Inktober parlando di come mi sono ispirata ad alcuni dei miei artisti preferiti. Quelli che vedete ora sono alcuni dei disegni che ho fatto ora, dal numero 1 al numero 18, e i restanti disegni li vedrete in un altro video che pubblicherò a fine mese, in cui vi parlerò invece di come disegnare da immaginazione, come scegliere e realizzare le proprie reference. Prima di incominciare però, se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto al video. È gratuito e vi permette di trovare ogni settimana nuovi video come questi su disegno e pittura. Capirete che realizzare 31 disegni, uno in fila all'altro, peraltro su parole che non sono scelte da noi, è una bella sfida che mette in allenamento il muscolo della creatività. I temi da disegnare per ogni giornata si chiamano prompt, quindi se mi sentite dire prompt in questo video sapete a cosa mi riferisco. Ecco, per alcuni prompt ho avuto l'idea quasi subito, mentre per altri ho dovuto scervellarmi un bel po', anche andando a prendere ispirazione dai lavori di alcuni artisti che mi piacciono. In questo video analizzerò solo alcuni di questi disegni, facendovi vedere il dietro le quinte del processo creativo. Dietro questo bellissimo Moleskine pulito e pettinato, infatti, c'è quest'altro quadernetto un pochettino più scalcinato in cui ho realizzato i bozzetti anche dell'Inktober dell'anno scorso. Il filo conduttore dei disegni per l'Inktober di quest'anno è quello delle carte dei tarocchi, infatti se noterete sono tutti in bianco e nero, in un piccolo formato e all'interno di una cornice. Partiamo dal primo prompt, dal tema del giorno 1, che è Dream, sogno. Ho voluto interpretarlo un po' come una sorta di passaggio a una realtà diversa da quella di tutti i giorni, da quella della veglia, una realtà interna in cui entriamo quando sogniamo, come una sorta di mondo interiore. Quindi ho provato a fare dei bozzetti per cercare di capire come comporre l'immagine e soprattutto capire a cosa stavo andando incontro, ovvero un'idea complicatissima. Infatti il progetto prevedeva una faccia al contrario, quindi come una maschera vista dall'interno, dentro al quale entra una piccola figura che accede al mondo interiore. Quindi capirete che se già l'Inktober è una sfida, io ho voluto renderla ancora più sfidante, perché ho voluto realizzare dei disegni che mai avrei pensato di essere capace di fare. Non volevo puntare sul sicuro, volevo proprio mettermi in gioco. E siccome però dovevo fare qualcosa che non ero in grado di fare, che non avevo mai fatto, quindi dei disegni molto complicati a inchiostro, utilizzando dei fine liners, che sono proprio questi pennarellini qui con le punte di varie dimensioni, come immagine di riferimento tenevo di fianco a me non l'immagine di quello che stavo disegnando, ma degli altri disegni realizzati con lo stile che volevo utilizzare io, da uno dei miei artisti preferiti in assoluto, che è Miles Johnston, un artista contemporaneo che realizza dei dipinti, dei disegni a grafite e anche dei disegni a inchiostro veramente pazzeschi. Lui ha realizzato anche un disegno con un volto capovolto, che vi lascio qui in sovrimpressione. Il mio obiettivo era di realizzare un disegno simile, ma che chiaramente non fosse una copia del suo disegno, perché il nostro obiettivo come artisti è di essere in qualche modo, anche in una minima parte, originali, e che quindi il nostro lavoro non deve far pensare a chi lo guarda: caspita, ha proprio scopiazzato quell'altra persona lì. Perché su Instagram vedo un sacco di disegnatori, anche impensabili, che so che hanno copiato, perché io vedo tante opere di tanti artisti, seguo tanti artisti diversi, e quindi se copiate io lo riconosco, anche se siete un po' conosciuti e pensate di non essere sgamabili, come si dice dalle mie parti. Quindi per evitare di fare una copia di un suo lavoro, ho utilizzato come immagine di riferimento
tanti suoi disegni diversi per ispirarmi al modo in cui rende il chiaroscuro attraverso trattini e punti. Ho realizzato il bozzetto per questa illustrazione almeno 4 volte ed è decisamente il disegno su cui ho impiegato più tempo, ma è stato anche quello che mi ha dato la maggiore soddisfazione, perché è un disegno che altrimenti penso che non solo non mi sarebbe mai venuto in mente di farlo, ma adesso ho imparato una cosa nuova ed è proprio questo lo scopo delle sfide artistiche. Ed ecco qui il mio primo disegno dell'Inktober di quest'anno, Dream, sogno. Anche per tutti gli altri disegni ho fatto diversi bozzetti e ricerche nelle immagini di riferimento. Se volete sapere di più di ciascun disegno nello specifico, vi invito a guardare i miei shorts. Passiamo al disegno numero 4, Dodge, evitare. Uno dei miei preferiti, per il quale mi sono ispirata a ben 2 artisti. Il primo è Marco Mazzoni, uno dei miei artisti italiani preferiti in assoluto, che realizza queste bellissime illustrazioni e ritratti tutti con le matite colorate. Una delle cose che più mi piace del suo tratto è come dipinge i filamenti, gli steli, le piume, gli elementi vegetali che include nei suoi disegni, con una morbidezza, una sinuosità incredibili. E ho voluto proprio riprendere questo elemento da disegni di Marco Mazzoni perché per la mia illustrazione Dodge, quindi sul tema evitare, ho voluto rappresentare questa sagoma che si isola creando una sorta di bolla protettiva con i suoi capelli. In questo caso, per non creare una copia esatta di un lavoro di Marco Mazzoni, mi sono ispirata anche a un'altra artista italiana che si chiama Loputin, Jessica Cioffi, che realizza queste illustrazioni molto belle in tradizionale e in digitale. E anche dei suoi disegni mi piace molto come rappresenta i capelli svolazzanti in una maniera molto molto sinuosa. Quindi unendo l'ispirazione da uno e dall'altro artista sono riuscita a immaginare dei capelli molto sinuosi e molto migliori di come li avrei fatti senza prendere ispirazione dai loro lavori. Sia nel caso precedente che in questo, quando sono andata ad ispirarmi a uno o più artisti, notate il fatto che non ho voluto andare a copiare o prendere ispirazione dal soggetto o dalla loro idea, ma da un modo particolare che quegli artisti hanno di rendere un particolare tratto, un particolare soggetto, un particolare movimento. Quindi sono andata a ispirarmi a qualcosa di molto molto specifico, da mettere poi in pratica all'interno di una mia idea. Questo secondo me è il modo più salutare per prendere ispirazione da altri artisti, sia per il nostro percorso creativo di crescita, sia per riuscire comunque a ottenere un risultato originale. Passiamo ora al prompt numero 7, drip, sgocciolare. Per questo disegno, come vedete, i bozzetti iniziali assomigliano molto a delle opere di Miles Art, l'artista che vi ho fatto vedere all'inizio, alcune fin troppo. Quindi, sebbene sapevo che volevo prendere un forte riferimento alla sua opera per questo disegno, l'ho preso un pochettino più alla larga e sono andata ad ispirarmi alla Malinconia di Dürer, che è stato il primo disegno della Malinconia che poi ha segnato una sorta di iconografia ricorrente nella pittura, ovvero la Malinconia rappresentata come una donna che appoggia il volto alla mano. È così che sono riuscita a trovare il modo per rappresentare quel momento in cui la goccia fa traboccare il vaso dal punto di vista emotivo e chiaramente in questo disegno non in senso troppo metaforico. Comunque sia, ritornando al discorso di questo video, per non ottenere anche qui una copia troppo vicina al lavoro di un artista che stimo, sono partita in questo caso, come anche negli altri, da un'idea mia, da una sensazione mia e da un concetto che parla a me. Poi sono andata a prendere ispirazione dai modi visivi in cui questo concetto è stato espresso e da più artisti ho preso qualcosina, ma l'importante secondo me è che l'idea dietro i vostri disegni sia vostra e poi per il modo di rappresentarla potete prendere ispirazione da uno o più artisti diversi. Uno dei disegni più difficili per me è stato il numero 8, Toad, che significa rospo, perché come cavolo faccio a rendere poetico un rospo realizzando un disegno che abbia senso insieme a tutti gli altri, quindi che ricordi le carte dei tarocchi, uno stato mentale e comunque qualcosa che vada oltre il semplice rospo.
E anche qui prendere ispirazione da altri artisti mi è stato molto utile e in particolare anche qui sono andata a riprendere il lavoro di Marco Mazzoni perché, come vi dicevo, lui spesso disegna la natura e gli animali e molto spesso anche i rospi e i suoi disegni dei rospi sono veramente pazzeschi. Riesce a rendere un animale così tenero, carino, umidiccio e cicciottello la rappresentazione di qualcosa di molto più profondo. Quindi, dopo aver guardato un po' come disegna i rospi Marco Mazzoni, ho fatto un po' una ricerca sui rospi e ho scoperto che esiste questo rospo che si chiama rospo ostetrico, in cui l'esemplare maschio porta sulla sua schiena fino alla schiusa fino a 170 uova, che sono un sacco di uova, e considerato che solitamente la maggior parte dei rettili anfibi abbandona le uova al loro destino, trovavo molto romantico e poetico il fatto che questo rospo portasse su di sé queste uova per tenerle in salvo dal mondo, e quindi ho voluto innanzitutto ispirarmi a questo tipo di rospo specifico e poi mi sono messa a provare a disegnare un rospo in una posizione che fosse non solo fattibile per me, ma anche interessante a livello visivo, perché, come vi dicevo, il filo conduttore di tutti questi disegni sono le carte dei tarocchi. Quindi, unendo un paio di immagini di riferimento, sono riuscita a ottenere un rospo seduto più o meno in questo modo. La zampa davanti non è il massimo del realismo, ma ce la facciamo andare bene. E ho immaginato che dentro tutte queste uova in realtà non ci sono dei girini, ma delle piccole faccine che vogliono essere un po' le anime del mondo, le anime dell'universo deposte e accompagnate nella loro schiusa da questa sorta di rospo cosmico. Un altro disegno per cui è stata di fondamentale importanza la ispirazione da altri artisti è stato il numero 9, Bounce, che significa rimbalzare. L'idea di fondo vuole partire dai sassi che rimbalzano sul pelo dell'acqua per riprendere poi quei cerchi concentrici all'interno del disegno di un volto, e in sostanza il messaggio, il significato finale del disegno è quello che le conseguenze delle nostre azioni, quindi la conseguenza del lanciare sassolino sono appunto gli anelli del rimbalzo sull'acqua, dimostrano, rivelano chi siamo, e quindi emerge un volto dall'acqua. Da zero è un disegno molto complesso da fare, e anche qui mi è stata di grande aiuto l'ispirazione da Miles Johnston. Sì, sempre lui, perché quando voglio fare un progetto preferisco avere pochi artisti di riferimento alla volta, perché avere troppi artisti di riferimento crea confusione. Averne solo uno ci porta a copiarlo, quindi avere quella selezione di 3-4 artisti a cui facciamo riferimento costantemente secondo me è il mix perfetto. Quindi vi lascio qui in sovrimpressione il disegno di Miles Johnston a cui mi sono ispirata, e vedete che è molto diverso poi dal mio concetto, quindi c'è stata tanta elaborazione e tanti bozzetti anche qui come in Dream per cercare di capire come caspita ottenere quell'effetto che volevo ottenere. Quindi, dopo essere un po' impazzita dietro al bozzetto in digitale, mi sono lanciata sul disegno finale sul mio taccuino dell'Inktober. E devo dire che alla fine non me la sono sentita di fare tutto lo sfondo nero come ho fatto in digitale, anche perché mi è sembrato che ho riempito molto il chiaroscuro del volto, ho fatto tanti puntini e il volto non era più tanto chiaro. Quindi forse farò un'altra prova in digitale scurendo lo sfondo, però per ora mi piace anche come è venuto fuori con questo fondo più chiaro. Un po' ero stanca di fare puntini, un po' avevo paura di rovinarlo, quindi diciamo che ho accettato anche questa versione più chiara perché così almeno è anche un po' diverso dal bozzetto che avevo fatto, e poi nel caso posso sempre scurirlo in digitale. Un altro dei disegni di questo Inktober che più mi hanno messo in difficoltà è stato Spicy, piccante. Il piccante che cos'è? È una sensazione legata a delle immagini super inflazionate, quindi da un lato il peperoncino o la bocca e dall'altro la donna sexy, da cui volevo fuggire assolutamente. Quindi anche qui mi è stato d'aiuto riprendere i disegni e le opere di Marco Mazzoni. Quindi, visto che lui spesso dipinge questi volti senza occhi che hanno proprio il focus sulle labbra, e visto che anche l'immaginario del piccante si concentra proprio nella zona delle labbra, ho iniziato a riscaldarmi prendendo ispirazione da alcuni suoi disegni. Poi ho fatto qualche ricerca e ho scoperto una cosa interessante, ovvero che gli uccelli non sentono il piccante.
Nei disegni di Marco Mazzoni spesso ci sono questi colibrì o questi uccelli che volano vicino ai volti, poi escono questi steli, che devo dire mi piacciono moltissimo. Quindi dopo essermi ispirata a Marco Mazzoni sono andata a fare una ricerca per trovare degli spunti indipendenti e ho scoperto che il peperoncino fa dei carinissimi fiorellini bianchi, quindi invece di mettere il classico frutto del peperoncino che tutti conosciamo, è un'immagine super inflazionata, ho pensato invece a una lingua da cui escono questi steli di fiori di peperoncino, un po' come quando ci brucia tantissimo e non vediamo l'ora che se ne vada il bruciore eccessivo del piccante, anche se un po' ci piace, e quindi ho immaginato appunto questa lingua che fiorisce fiori di peperoncino dei quali va a bere e a mangiare un colibrì che non sente assolutamente il piccante. Per distanziarmi un po' dall'immaginario di Marco Mazzoni, anche se secondo me chi lo segue lo conosce nota tantissimo la somiglianza, non ho preso il punto di vista frontale ma l'ho scorciato molto e ho anche decentrato il volto mettendo proprio al centro della composizione il fiore con il colibrì. Quindi anche qui prendere ispirazione da un altro artista mi ha proprio salvato perché non avevo idea di come fuggire da un immaginario troppo banale e sono riuscita a ottenere un'immagine originale nuova di cui sono abbastanza soddisfatta. Vediamo l'ultimo disegno dell'Inktober che voglio mostrarvi in questo video, ovvero il numero 18, Saddle, che significa sella. Anche qui è stato molto difficile riuscire a ottenere un'immagine che mi potesse piacere realizzare. Stavo per desistere, ma poi ce l'ho fatta, grazie sempre a un artista di riferimento. Quindi inizialmente volevo rifarmi all'immagine di Lady Godiva, che è un personaggio del folklore inglese. L'unica cosa è che mi stavo concentrando troppo sul cavallo e poco sulla sella. Quindi mi sono rifatta un attimo di mente locale sulla sella e ho anche provato a disegnare una sella per capire come è fatta, ma soltanto cercando immagini di selle e di disegni di selle sono riuscita a trovare il punto di svolta, ovvero un'illustrazione di Paweł Kuczynski, spero di pronunciarlo bene, ispirata al famoso gioco per smartphone Pokémon Go di cui tutti i miei amici sono tornati dipendenti all'improvviso e che rappresenta appunto questa persona cavalcata da un Pikachu. Quindi unendo l'immagine pensata, creata da Paweł Kuczynski a un'altra raffigurazione di Lady Godiva, quella di John Collier, che è uno dei dipinti più belli della storia dell'arte inglese, sono arrivata all'idea per il disegno definitivo, ovvero questa figura che ne cavalca un'altra, ma che in realtà non sono due entità diverse perché, come vedrete, poi i capelli sono gli stessi, sono legate, e questo disegno vuole essere un po' un interrogativo sul chi o cosa ci guida nei nostri pensieri, nelle nostre azioni. La forza d'inerzia? Un sentimento? Un'ideologia? Oppure siamo sempre consapevoli di ciò che facciamo? Personalmente mi sembra che molto spesso agisco con il pilota automatico e quindi sono contenta che un'immagine come questa possa ricordarmi di essere ancora più consapevole nelle mie scelte. Ma questo per dirvi che anche se per la forma a volte prendo ispirazione da altri, l'idea finale ce la metto sempre io e quello che vado a fare è non tanto una copia ma un'ispirazione consapevole di altri artisti. Infine, come fare a non incorrere in problemi di copyright? È semplicissimo, basta fare come faccio io, ovvero citare tutte le fonti in totale trasparenza e evitare di fare dei disegni che siano esattamente la copia di quelli che ha fatto qualcun altro. Bene, questi sono i disegni dell'Inktober che ho fatto finora, i prossimi spero di riuscire a mostrarveli in un altro video che uscirà a fine ottobre. Spero tanto che questo video vi sia stato utile e vi ringrazio se l'avete guardato fino alla fine. Questo Inktober mi sta richiedendo un sacco di sforzo, ma sono anche molto molto contenta dei risultati che sto ottenendo e spero di avervi ispirato, magari l'anno prossimo sceglierete di farlo anche voi. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al mio canale per non perdere nuovi video gratuiti su disegno e pittura ogni settimana. Io per oggi è tutto, vi saluto e ci vediamo settimana prossima in un nuovo video. Ciao!